Salve amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare, ricordati di iscriverti al canale e recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Ma ora basta parlare, cominciamo. Il primo video mostra l'esplorazione di una casa abbandonata da parte di un ragazzo che fa l'esploratore urbano. Sembra tutto tranquillo, finché il ragazzo non fa una panoramica del luogo e la telecamera cattura qualcosa di strano. Una strana voce viene udita e mentre il ragazzo gira la telecamera inquadra una stanza buia e dall'oscurità appaiono questi due occhi che sembrano fissare proprio il ragazzo. Gli occhi rimangono visibili per pochi secondi, dopodiché scompaiono nel nulla. Il prossimo filmato è stato realizzato da una telecamera con sensore di movimento. La stessa sembra che a una certa ora della notte abbia captato qualcosa di strano. Questo è ciò che ha ripreso. Notato nulla di strano? Se osservate bene, la telecamera si attiva e riprende quella che sembra essere una persona. La stessa sembra apparire così dal nulla. Si potrebbe pensare a un'anomalia della telecamera, ma dopo qualche minuto, quella persona scompare. La foto che state osservando è stata scattata da un uomo che dice di vedere ogni notte in casa sua la figura di una donna con un camice bianco. Se notate bene, sulla parte sinistra si nota una strana figura proprio vicino a un muro e sembra proprio essere lo spirito di quella donna. Il video seguente è davvero inquietante. Nel video vengono ripresi alcuni bagni e in uno di questi si sente quella che sembra la voce di una bambina che cerca la mamma. Questo è l'audio originale. In questo video, una guardia fa un giro di perlustrazione in una stanza. Ad un certo punto, la guardia sembra che venga spinta da una forza invisibile. Rivedendo il video, si può notare che la guardia è come se incontrasse un muro davanti a lei. Dalle immagini si può notare benissimo che non c'è nulla che possa impedirle il passaggio, ma nonostante ciò sembra che qualcosa la respinga. Nel prossimo filmato, una telecamera di sicurezza stradale cattura questo strano fenomeno. Thank you.
dalle immagini sembra che qualcosa di trasparente stia attraversando la strada. Sinceramente, non vi so dire se sia un vero fantasma o il semplice riflesso della luce. Comunque, l'ultima parola la lascio a voi. Nel video seguente, questo vigilante viene ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre parla con qualcuno. La collega, che è in contatto con lui, nota che davanti all'uomo non c'è nessuno. Insospettita dallo strano comportamento della guardia, chiede alla guardia con chi stesse parlando. E questo è ciò che è stato filmato. Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see Mr. Griffin, and I told her that the car was closed, that she should come tomorrow morning, and she might see Mr. Griffin. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Come again with that, please? Miss Abigail, she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? No, there's nobody in front of you, at all. La guardia continua a confermare alla sua collega che davanti a lui c'è una signora. A sua volta, la collega gli dice che davanti a lui non c'è praticamente nessuno. E la signora Abigail, di cui parla, è morta 2 anni fa. La guardia, ancora incredula, si spaventa e si allontana immediatamente. Una telecamera, installata all'esterno di una casa, verso le 2 di notte, cattura quello che sembra essere un fantasma. Nel video seguente, una telecamera di sicurezza riprende questo strano fenomeno. Le immagini mostrano uno spirito mentre si materializza su questo lato della strada. L'entità, a un certo punto, si innalza in aria e vola via. Non è facile spiegare un fenomeno simile. Per me è uno spirito. Però per qualcun altro potrebbe essere il riflesso della luce di un'auto che in quel momento passava proprio di lì. L'ultimo filmato è stato caricato da un uomo che di mestiere fa il maestro. Secondo l'insegnante, in casa sua accadrebbero dei fenomeni paranormali. Armato di telecamera, ha voluto documentare tutto ciò che succedeva in casa sua. E questo è ciò che ha filmato. Y se escuchaba que se estaban moviendo las pinches sillas. Ayer también, pero ahorita estoy escuchando más. Verga, güey. No más. Verga, güey. No mames, no mames, no mames, no mames. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Quién quieres asustar? Al chile aquí no vas a asustar a nadie, güey. No sé qué sea, no sé quién quieras. Estamos bien encomendados, apa. La flaquita nos protege y aquí nadie puede hacer nada. Pinche ventilador de mierda. Pinche ventilador de mierda. No te pases de verga. Ay, hijo de su puta madre. Vamos a desconectarlo, chingar su madre. No mames, no mames. No mames. No, de atrás se me sacó un pedo esta madre.
Pinche vas a dejar unas pelonas. La neta sí estoy asustado. Un chingo, pero sí. Me saca de pedo esta madre. Muévete, nada más puedes mover una pinche silla y un vaso. No, que muy chingón. A la verga. A la verga. Coraggioso il nostro amico. Voglio vedere se ha lo stesso coraggio anche di notte, perché di giorno tutti possiamo essere coraggiosi. Ma quando calano le tenebre, le cose cambiano. Bene ragazzi, il video finisce qui. Noi come al solito ci rivediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento col paranormale. Alla prossima!